Se io non dovessi essere il 6 giugno il sindaco di questa città, mi dispiace dirlo, ma credo che da questa città me ne andrò, perché la delusione dei cittadini sarà veramente tanta, e io non mi va di assistere, a me non va di assistere a questa delusione per l'ennesima volta. Farò un'altra scelta, non voglio che i miei figli crescano in una città dove nessuno si occupa di loro, dove siamo abbandonati a noi stessi. E quindi vi chiedo, se avete veramente un barlume di coscienza, se avete una scintilla in voi che ancora vi fa resistere, fate che il 5 giugno questa scintilla diventi un incendio e incendiamo tutti coloro che ci hanno portato in questo stato. Il 5 giugno votate Simona Pino d'Astore sindaco. Grazie. Un appello accorato, quello di Simona Pino d'Astore, candidata sindaco per il Fronte Civico, con le tre liste, un'amica in comune, Brindisi in Azione e Brindisi Piazza Pulita, al termine del quarto comizio in giro per la città, svoltosi in Piazza Maria Ausiliatrice, per anni casa del mercato ortofrutticolo dei Rioni con Menda e Sant'Angelo. Puntare sulle liste civiche e sulla governabilità della città per cambiare con lei, in veste di primo cittadino, le cose in un capoluogo dove non è disposta a vivere con la propria famiglia qualora la preferenza dei cittadini nei confronti del nuovo sindaco dovesse prendere altre strade. Anche in questa occasione lo spazio iniziale del comizio è lasciato ai sostenitori e candidati consiglieri comunali delle liste della candidata sindaco. Invito tutti coloro che non volessero presentarsi alle urne ad approfittare invece di questa occasione che oggi vi offriamo. Proprio chi è giustamente sfiduciato può cambiare la sorte della nostra città, la cui amministrazione non è paragonabile alla gestione di campi di calcio, di basket o di tennis. A prendere la parola anche il candidato consigliere Nuccio Delle Rovere, il più anziano del gruppo che appoggia Simona Pino d'Astore. C'è gente che si sta candidando, io forse sono il più anziano, forse, credo, è vero? Forse il più anziano del gruppo, è un gruppo bellissimo, è un gruppo che bada alle cose serie, non bada alle chiacchiere, non bada ai pettegolezzi. Se aveste visto, per esempio, mi hanno raccontato la presentazione all'Impero di altri gruppi, come se facessero, che so, la presentazione a Maria De Filippi, no? Ad Amici. Ecco, mancava proprio la televisione, Canale 5, per la presentazione, quelle presentazioni all'americana, no? E che poi ci devono dire quelli che hanno fatto queste presentazioni, e per chi ama il basket, ecco. L'anno prossimo andremo a vedere le partite di basket a Bari. Primo. O a Bari o a Bologna, perché il titolo sarà venduto a Bologna, perché non ci sarà più lo sponsor, perché lo sponsor non pagherà più quanto ha pagato fino ad oggi, e quindi di conseguenza devono portarlo da qualche altra parte, perché devono giustificare l'aumento della sponsorizzazione. E poi la volta del commissario provinciale del Fronte Civico Città Libere, Angelo Ranzillotti, che a pochi giorni dalla presentazione delle liste della coalizione di Nando Marino, con la presenza di Michele Emiliano, ha qualcosa da dire proprio al presidente della Regione Puglia. Puro l'aeroporto, Emiliano non va a portare a Bari, al che un altro gli ha risposto, e ormai c'è del rimasto, è portato tutte cose, quello è rimasto. Bene, amici, non dovete ragionare così. Perché se vince Marino, Brindisi morirà definitivamente. Oggi noi abbiamo il dovere di dire a Emiliano basta, i tuoi regali non ci interessano più. Ci hai regalato Gonzales, Emiliano, non dimenticarlo, Gonzales è stato un tuo regalo. E poi gli hai girato le spalle perché non ti conveniva più. Emiliano nella presentazione ha detto le uniche liste credibili, le uniche liste piene di persone per bene sono quelle di Marino. Probabilmente pensava di essere alla presentazione di Simona Pino d'Astore.
perché le uniche liste piene di gente per bene sono le liste di Simona Pino D'Astore. A un certo punto è stato detto, sempre in quella sede, dice: qui non ci sono candidati che pagano i voti, qui non ci sono candidati che spendono soldi per recuperare il voto. Beh, francamente noi non abbiamo dato soldi a nessuno, non siamo andati a scippare candidati di altre liste dando 4.000 euro per pagargli i rappresentanti di lista. Vedete, ci hanno accusato di parlare male degli altri e di non parlare di programmi. Programma di Simona Pino D'Astore è sul sito del comune, secondo me è il più bello, perché è l'unico che è stato fatto col cuore. Non possiamo tollerare che Brindisi venga ancora mortificata, che i giovani vengano sistematicamente presi in giro ad ogni tornata elettorale con promesse fatue di posti di lavoro, e che poi durante l'anno li vengano elemosinati un mese, due mesi, 30 giorni con una partecipata, con qualche altra ditta, con qualche altra società, e tenuti sempre appesi all'amo. Hanno mortificato i giovani di Brindisi, che sono il sale del sole del sud, e noi dobbiamo ridare una speranza a questi giovani, dobbiamo fargli vedere che un sole può ancora sorgere, e potrà sorgere soltanto con Simona Pino D'Astore. Grazie. Simona Pino D'Astore apre subito il comizio con un appello ai cittadini e ai suoi sostenitori. Buonasera a tutti. Amici miei, io sono qui questa sera ancora con il cuore veramente gonfio di gioia, ma pesante. Pesante perché è una campagna elettorale difficile, una campagna elettorale molto sofferta. Io ce la sto mettendo tutta, lo sto facendo per voi. Ma spero che voi mi accompagnate fino in fondo in questa campagna elettorale, che parlate di me alla gente, che parliate di me alla gente. Ne ho bisogno. Io non ho i soldi di Nando Marino, non ho i soldi del carrozzone della Carlucci, non sono ferrarese. Aiutatemi. Aiutatemi a portare la vostra voce nel Consiglio Comunale. Finalmente a Brindisi potremo avere quello che abbiamo sempre sognato. Una vera democrazia partecipata, una democrazia che vi coinvolgerà tutti, che vi porterà tutti con me sul comune. La candidata sindaco invita poi ad uno spunto riflessivo in riferimento ad un concetto di correlazione tra mafia, perbenismo e politica. La mafia è uno stile di vita, è uno stile introdotto anche e soprattutto nel potere. I mafiosi non sono quelli con la doppietta, con la lupara e con la coppola in testa, no, non sono quelli. I mafiosi portano la giacca e la cravatta, portano la camicia col colletto bianco e si atteggiano ad essere buonisti, perbenisti, brave persone. I mafiosi sono coloro che nelle campagne elettorali si avvicinano a voi e vi danno la famosa pacca sulla spalla. Vi guardano con condiscendenza, dicono sì a tutto, vi offrono la 50 euro in cambio del vostro voto, vi comprano. Quelli sono i mafiosi. Mafioso non è il piccolo delinquente, il padre di famiglia che purtroppo è costretto a Brindisi a vivere di espedienti perché non ha altro. Quello non è il mafioso. Il mafioso è principalmente nella politica e nell'amministrazione. Anche per la D'Astore, il riferimento alle sette liste di Nando Marino e a come queste siano state formate è d'obbligo. Non ci sono aziende che fanno beneficenza, non esistono le aziende che fanno beneficenza. E l'uomo Enel, Nando Marino, questo lo sa benissimo. Lo sa benissimo, eppure continua a mentire sapendo di mentire. E noi siamo lì a guardarlo, a guardare le sue sceneggiate. Questi si permettono il lusso di fare sette liste. Ma se ci pensiamo bene, come ha fatto Nando Marino, pur avendo tutto quel battaglione dietro, a fare sette liste? Io so per certo che in quelle liste ci sono candidate delle persone
che sono state messe lì come tappabuchi, verranno utilizzate nuovamente. Ci sono dei ragazzi che non sanno neanche perché si sono candidati, si sono ritrovati catapultati nelle liste. Io spero che qualcuno parli, che qualcuno finalmente dica qualcosa a Brindisi, perché non è possibile essere utilizzati in questa maniera e restare in silenzio omertosi. L'argomento successivo è una sorta di risposta alla domanda: chi controlla i controllori? In riferimento a tanti appalti, soprattutto edili, assegnati sempre dalla dirigenza comunale alle stesse aziende. La candidata del Fronte Civico, se sarà sindaco, visiterà tutti gli uffici per controllarli. Quando si fanno dei capitolati d'appalto, nessun capitolato d'appalto, cioè nessuna fine lavori, corrisponde al capitolato d'appalto stesso. Chi è andato mai a controllare se effettivamente il lavoro è stato fatto a regola d'arte? Noi quando entreremo in quel comune andremo a controllare molti degli uffici, molti dei settori che ci sembrano dubbi, dove le cose, dove i programmi, dove i progetti vanno avanti soltanto se vengono presi in mano da qualcuno, dove abbiamo il dubbio che ci siano delle cose nascoste, occulte, che noi non conosciamo. E noi andremo a rivisitare tutti quei settori, andremo a vedere perché quei dirigenti fanno passare dei progetti ed altri no. Noi dovremo capire perché l'ufficio tecnico è bloccato da anni, perché gli ingegneri e gli architetti non riescono a far andare avanti i loro progetti, alcuni ingegneri e alcuni architetti, e gli altri invece sì. E come mai? Come mai, io mi chiedo, le imprese edili che ci sono a Brindisi, molte lavorano e molte invece sono costrette a chiudere, perché in tutti questi anni li hanno costretti a fare delle scelte obbligate, o partire e andare via oppure chiudere. Brindisi per alcune imprese è stata la morte. Brindisi ha dimenticato tutto. Tutto di quello che era, perché gli amministratori l'hanno dimenticata. Cresciuta in una famiglia di commercianti, Simona Pino d'Astore, proprio per il commercio nella città di Brindisi, ha un grande sogno. Il commercio a Brindisi, che è l'unica cosa che veramente potrebbe reggere questa città, invece è abbandonato a se stesso. Noi siamo qui in questa piazza, questa era la piazza del quartiere Commenda, alcuni dicono la piazza di Sant'Angelo, che era una delle piazze più folcloristiche, dove si veniva e si sentiva il fruttivendolo che gridava, ti chiamava. Adesso tutte queste persone sono state trasferite in un luogo assolutamente inadeguato, in un luogo assolutamente angusto, dove regna il silenzio, dove non si può gridare, non si può chiamare nessuno. Non esiste più il vero mercato ortofrutticolo, ma il danno più grande è stato fatto a tutti questi negozianti di questa piazza, che sono rimasti abbandonati da Dio e dagli uomini e che non hanno più occhi per piangere. Io sono figlia di commerciante, mio padre è morto soffrendo perché il commercio a Brindisi era morto. E io stasera voglio fare una promessa a questi commercianti, e non è una promessa fatta così a caso, è una promessa fatta col cuore, perché io questa cosa la prometto a mio padre. Papà, io lo so che tu mi stai guardando, e io quando sarò sindaco la prima cosa che farò è salvare il commercio in questa città, che ormai è morto! In ogni piazza dove ci sono i piccoli commercianti, i negozi di quartiere, quelli che noi dobbiamo amare perché è gente come noi, dobbiamo far rivivere le piazzette. Quindi, invece di far andare la gente a fare la passeggiata all'Ipercop o allo Shan, che sono delle banche sanguisughe che portano il denaro da un'altra parte, non viene reinvestito qui, dobbiamo far sì che il denaro ritorni nella nostra città, organizzandoci, facendo rivivere i quartieri e dando la possibilità anche ai nostri ragazzi di farsi ascoltare. Ci sono dei ragazzi molto bravi, veramente, che fanno della bella musica, che fanno teatro, fanno cose veramente molto interessanti. Coinvolgiamoli. Io sono sicura che i brindisini aiuteranno i brindisini. È questo che dobbiamo fare, dobbiamo aiutarci fra di noi.
sull'attaccamento dei politici agli indennizi e alle quote previste per le loro prestazioni, la risposta della Dastore è quella che rinuncerà allo stipendio da sindaco. Io non vorrò il mio stipendio, perché mi sarebbe veramente come insultare i brindisini. Quando vedo in giro manifesti, grandi organizzazioni di eventi, cene nelle pizzerie, cioè, ma questa gente non pensa che ci sono persone che muoiono di fame a Brindisi, ci sono persone a cui stanno per tagliare la luce. Allora, io 2 giorni fa ho ricevuto delle persone che mi chiedevano di pagarli la bolletta, perché vi posso garantire che la prima cosa che fa la gente è andare dal candidato sindaco di turno e chiedere se gli paga la bolletta, perché non hanno soldi per pagare la bolletta. Ovviamente queste cose qui, se dovessi farle per una persona, dovrei farle per tutti. Però io so che loro vanno anche dagli altri candidati sindaci, anzi li ho spinti io ad andare, ho detto andateci, andate a chiedere i soldi, perché tanto loro ve li daranno sicuramente, però non votateli, perché altrimenti la nostra Brindisi finirà veramente sul baratro. Noi siamo con un cappio al collo che loro stanno per tirare, non permettiamoglielo. Noi abbiamo una cappa che dura da 20 anni, è una cappa nera che aleggia su di noi. Dobbiamo veramente eliminare questa cosa qui, dobbiamo far sì che la rinascita giunga a Brindisi velocemente. Io quando ero piccola mia madre mi diceva: tu vuoi tutto e subito. Io voglio tutto e subito, voglio che Brindisi rinasca, e rinasca tramite me, tramite i miei ragazzi. E si può fare facilmente, non è difficile, occorre la volontà. Volontà che non c'è mai stata, perché i politici di Brindisi hanno voluto tenervi sotto scacco, hanno giocato con la vostra dignità e continueranno a farlo. Vi prego, salviamo Brindisi! Qualche parola prima di chiudere è dedicata poi a quei politici scansafatiche, comunque votati dai brindisini negli anni, politici pronti a ritirare il gettone di presenza, ma di fatto sempre fermi al bar a leggere il giornale. Noi abbiamo votato per tanti anni, tantissimi anni, dei politici dilettanti che avevano uno stipendio da professionisti. Bene, questa volta non lo dobbiamo fare più, non dobbiamo più prestarci a questo gioco. Questi politici si sono andati a divertire nel comune, non hanno fatto niente. Quando passavo durante le commissioni, questi politici stavano con il giornale aperto, con il caffè, non facevano nulla e prendevano i gettoni di presenza per le commissioni, portandosi via 1.500-1.600 euro al mese per fare assolutamente nulla, per sghignazzare, per ridere, per raccontarsi le barzellette nelle commissioni. E questo ve lo posso garantire, perché sia nelle commissioni comunali che in quelle provinciali accadeva la stessa cosa. E l'altro giorno qualcuno se l'è presa perché ho pubblicato una foto del comune con le facce coperte, ovviamente, però si vedeva, cioè chi era là nel bar sapeva benissimo di essere lui. Io continuerò a pubblicarle queste foto, a me non interessa, perché c'è gente nel comune che lavora, e non è giusto invece che gli altri vadano in giro a fare i fatti loro e noi dobbiamo pagare le tasse. Per quale motivo dobbiamo continuare a farlo? I dipendenti del comune, la polizia, devono lavorare, perché sono nostri sudditi, non siamo noi ad essere loro sudditi, sono i nostri dipendenti e ci devono trattare bene. L'altro giorno una signora l'accompagnai al comune e la stavano trattando con un'aria di sufficienza. Io chiaramente non dissi nulla, non mi feci vedere, e lei molto ingenuamente disse: tanto fra un mese cambierà tutto, perché questa signora deve venire a lavorare qui. E loro la guardarono e dissero: in che senso? Perché questa signora sarà il sindaco qua dentro, e quindi voi non vi comporterete più come vi state comportando con me. Ed era vero, era vero.